Stiamo arrivando alla fine, ce l'abbiamo fatta, nessuno l'avrebbe detto, e invece siamo negli ultimi capitoli del Signore degli Anelli. E precisamente ne affronteremo tre, e due sono interlocutori, e poi ce n'è uno molto più corposo, che è il capitolo Attraversando la Contea, che merita una riflessione più approfondita perché riflette anche il messaggio del romanzo e quello che gli Hobbit hanno imparato nella loro lunga avventura. Il primo capitolo con l'interlocutorio è Molte separazioni. Gli Hobbit partono da Gondor e cominciano il percorso che li porta nella contea e rivedono vecchie conoscenze come Barbalbero, Celeborn, Galadriel. Sono accompagnati per un tratto da Aragorn. Arriveranno a salutare Aragorn, a non vederlo più, ma soprattutto vedranno Saruman e Vermilinguo, che se ne sono andati, sono fuggiti da Isengard. Barbarbero gli avvisa di questo. Saruman ha verso di loro, verso Gandalf, parole sprezzanti e orgogliose. Già qui si capisce che qualcosa non va, perché Saruman, rivolto agli Hobbit, pieno di livore, li avvisa che al loro ritorno nella contea potrebbero trovare le cose non esattamente come le avevano lasciate. Ovviamente c'è anche una sosta a Gran Burrone, nel reame di Elrond, dove Frodo può rivedere Bilbo. Una cosa molto carina di questo capitolo che mi ha sempre colpito è la descrizione che viene fatta tra del dialogo notturno che c'è tra Gandalf, Celeborn, Elrond e Galadriel, dove si parla della loro capacità di parlare solo attraverso il pensiero, che viene condivisa dagli elfi e da Gandalf. E Tolkien scrive: se fosse passato qualche viaggiatore solitario, avrebbe veduto e udito ben poco. E gli sarebbe parso di vedere soltanto figure grigie scolpite nella pietra, memorie di tempi remoti perse in terre disabitate. Essi rimanevano infatti immobili e non parlavano con la bocca, ma le loro menti comunicavano e i loro occhi luminosi si muovevano e si accendevano mentre i loro pensieri volavano dall'uno all'altro. E poi c'è un altro capitolo interlocutorio intitolato Verso casa, dove si continua a raccontare questo viaggio di ritorno e di avvicinamento verso la contea, dove gli Hobbit insieme a Gandalf arrivano nel villaggio di Brea e rincontrano, ecco, la vecchia conoscenza Omorzo Cactaceo, il locandiere che abbiamo già conosciuto nella Compagnia dell'Anello alla taverna del puledro impennato o del cavallino inalberato, a seconda di come la si voglia dire. E anche Omorzo Cactaceo dice che le cose nella contea non vanno troppo bene. Li avvisa che ci sono stati dei cambiamenti, ma allo stesso tempo nota che gli Hobbit sono cambiati. E dice loro: siete tornati cambiati dai vostri viaggi e avete l'aria di gente che sa risolvere problemi di ogni genere. Non dubito che aggiusterete presto tutto. Gli fa eco Gandalf, che è sulla stessa linea e gli dice più o meno le stesse cose. Quando gli Hobbit chiedono perché non li accompagni nella contea, lui dice di avere altre cose da fare, deve andare a parlare con Tom Bombadil, però li rincuora parlando a sua volta delle capacità che hanno sviluppato gli Hobbit. E infatti Gandalf dice: non vengo con voi nella contea, dovete sistemare da soli le sue faccende. È per questo che siete stati allenati. Non avete ancora capito? Il mio tempo è finito. Non tocca più a me ormai sistemare le cose, né aiutare gli altri a farlo. E quanto a voi, cari amici miei, non avrete bisogno di aiuto. Siete adulti ormai, siete cresciuti molto, fate parte dei grandi. Tutte le avventure degli Hobbit sono servite loro per crescere, ad acquisire una certa consapevolezza che sarà fondamentale per salvare la contea. Infatti, la contea è caduta nelle mani di Saruman, che vi ha impiantato una specie di stato totalitario, votato all'economia di mercato, all'industrializzazione e alla schiavizzazione dei suoi abitanti, gli Hobbit. Saruman si fa ora chiamare Sharki e ha portato questa rivoluzione nella contea, una rivoluzione di fatto statalista che ha distrutto il paesaggio e ne ha modificato i connotati. Ha demolito case, costruzioni, ha sostituito al mulino ad acqua un mulino a vapore. Sam, vedendo tutto questo, inorridisce. Si accorse che il vecchio mulino era scomparso e che un grande edificio veniva costruito nel punto ove esso si trovava. Una quantità di gente lavorava con alacrità. Accanto si innalzava un'imponente ciminiera rossa. Del fumo nero pareva offuscare la superficie dello specchio. E Sam dichiara: tutto questo è come Mordor, anzi è molto peggio di Mordor. C'è qui una profonda riflessione di Tolkien sul progresso, sull'industrializzazione. Ecco, gli occupanti della contea, questi
questi banditi, questi gaglioffi al soldo di Sharky Saruman, dicono agli Hobbit che finalmente è arrivato uno che sa amministrare le cose, uno che ha portato il progresso, un vero capo. E tutto questo ha avuto delle concrete ripercussioni sull'ambiente antropizzato, andando ad assumere quelle caratteristiche del progresso, dell'industrializzazione, della modernità che Tolkien odiava e che aveva visto nella sua infanzia e che aveva deturpato l'Inghilterra rurale che lui amava. E il regime di Saruman a tutti gli effetti ha le caratteristiche di una statolatria moderna, cioè di uno stato moderno che impone una serie di leggi, di balzelli, di controlli, anzi ha moltiplicato tutte queste cose e pretende di effettuare anche una pianificazione dell'economia che corrisponde a una precisa volontà di controllare e pianificare anche la vita e la libertà delle persone. Anzi, viene continuamente detto non è permesso, questo non è permesso. A un certo punto uno degli Hobbit sbrocca e dice: se sento un'altra volta la parola non è permesso non rispondo più delle mie azioni. Tutto viene sottratto alla popolazione in nome di una equità e di una ripartizione della ricchezza che alla fine finisce nelle tasche di pochi, che sono proprio quelli che governano. Ma a ben guardare, in tutto questo, gli Hobbit che responsabilità hanno? Perché sarebbe facile dare sempre la colpa al progresso, all'industrializzazione, al mondo moderno. In realtà questo non è che uno degli effetti. Gli Hobbit non fanno altro che pagare in maniera molto salata con la loro stessa dabbenaggine, la loro ignavia. Fin dal prologo abbiamo visto che gli Hobbit sono una comunità di allegri villici che vivono completamente avulsi dalla storia e dal mondo. E sono talmente stolidi e sempliciotti da essersi chiamati da soli il dittatore in casa. Infatti, i quattro Hobbit che ritornano scoprono che proprio il figlio di Lobelia, la cugina di Bilbo, quella che voleva mettere le mani sull'eredità e che voleva recuperare i suoi cucchiaini, Lotto, ha cominciato a vendere erba pipa a Isengard e coi proventi di quelle vendite ha cominciato a aumentare le proprie proprietà immobiliari in giro per i decumani. Quindi ha potuto aumentare la produzione e ha cominciato a vendere sempre più prodotti alimentari in cambio di denaro a Saruman e ai suoi uomini, finché questi uomini non hanno cominciato ad arrivare nella contea. Tra l'altro viene detto che Lotto ha venduto i prodotti alimentari anche durante un inverno particolarmente rigido, quando invece ci sarebbe stato bisogno di tenere le derrate alimentari all'interno della contea. Cioè la logica del mercato non conosce pietà e non riconosce la fame dei suoi stessi abitanti. Tra l'altro, Merry e Pipino a Isengard, dopo l'allagamento di Orthanc dovuto a Barbalbero, avevano scoperto proprio le foglie dell'erba pipa di Pianilungone a Isengard, che erano uno dei frutti di queste vendite da parte di Lotto. Quindi sono stati gli stessi Hobbit a chiamarsi il dittatore in casa. Ben presto uomini dall'area sinistra hanno cominciato ad aggirarsi nella contea, a prendere il potere e ad arrestare tutti i dissidenti o quelli che non facevano quello che dicevano o che non erano d'accordo. Questi uomini sono entrati con estrema facilità nella contea senza trovare la benché minima opposizione. Tutto questo ci fa ricordare quello che è già accaduto all'inizio del romanzo, quando gli stessi Cavalieri Neri erano potuti penetrare all'interno dei quattro decumani senza grossi problemi. E quindi questa è la logica conseguenza di quello di cui Tolkien ha parlato nel prologo. Gli Hobbit sono questi personaggi che vivono completamente avulsi dal mondo che li circonda e che quindi non hanno neanche la percezione del fatto che fuori dalla loro terra le cose possono andare diversamente. Ed è proprio questa vicenda di quest'ultimo capitolo che in qualche modo li rimette in carreggiata. È la possibilità per gli Hobbit di avere un aiuto proveniente dall'esterno che li rimetta in grado di riappropriarsi della loro terra, ma anche del corretto modo di pensare. E non è un caso che l'aiuto gli venga da parte di altri Hobbit che se ne sono andati, che hanno lasciato la contea, se ne sono andati per il mondo, sono entrati in relazione, in contatto con altri modelli sociali, culturali, guerrieri e tornano arricchiti di qualcosa. È il ritorno a casa dell'eroe che porta qualcosa dall'avventura che ha appena vissuto. In questo caso i quattro protagonisti, i quattro Hobbit, che si sono confrontati con un mondo diverso, che gli altri Hobbit ignorano,
e che dunque riescono a salvare gli Hobbit da loro stessi. Per questo quest'ultimo capitolo è fondamentale nell'economia del romanzo. Si sa bene che nel film questo non c'è, non manca questo capitolo. Nel film di Peter Jackson gli Hobbit tornano a casa, vengono visti in maniera stupefatta dagli altri abitanti, ma come se non fosse successo niente. Ecco, invece nel romanzo le cose sono diverse, sono più complesse. E questa parte non è una cosa buttata lì per caso. Cioè la contea doveva essere salvata e viene salvata proprio da questi quattro Hobbit che ritornano. Infatti Frodo, Sam, Merry e Pipino, quando arrivano nella contea e vedono che cosa è successo, organizzano la ribellione armata. Quello raccontato da Tolkien è l'ultimo capitolo delle vicende della Guerra dell'Anello. Non è che la conclusione, un'estensione che è arrivata fino nella contea. La Guerra dell'Anello non si può dire conclusa se prima non si fanno i conti con Saruman. E attraverso questo Tolkien fa una profondissima riflessione sulla guerra, sulla legittimità della guerra, se sia legittimo o no ribellarsi a un governo ingiusto. Ma è una riflessione problematica, non schematica o ideologica. Non c'è una vera e propria risposta netta, ma un invito alla discussione. Infatti si assiste a un dibattito nel campo dei buoni, degli Hobbit, e si deve decidere come comportarci, che cosa fare. È lecito non ribellarsi, prendere in mano le armi, uccidere? E in questo caso cos'è che si dice? Per esempio Frodo è approdato a posizioni non violente. In lui c'è molto della posizione del reduce, che tornato dalla guerra non vuole più sentire parlare di spargimenti di sangue, di armi, e quindi vorrebbe opporsi a una rivolta armata. Però da una parte c'è Merry che gli dice invece con spirito pratico che è una posizione molto romantica ma che alla fine non porta niente. Dall'altra parte c'è il signor Cotton che anche lui spinge perché si prendano le armi, perché con questa posizione non si va da nessuna parte. Alla fine Frodo cede e dice va bene, facciamo questa rivoluzione, però l'importante è che non muoia nessuno o che comunque muoia il minor numero di Hobbit possibili. Frodo fa una piccola concessione, si potranno uccidere i nemici, i banditi, se arrecheranno danno alla vita degli Hobbit. Insomma, la linea di intransigenza non serve a nulla, in queste situazioni bisogna combattere con determinazione e con scaltrezza. Alla fine gli Hobbit organizzano la rivolta, una rivolta che si realizza con una battaglia, la battaglia di Lungacque, che più che una battaglia è una scaramuccia, è un'imboscata che viene fatta lungo la strada, lungo una siepe. Gli Hobbit arrivano sui banditi, li bloccano dalle due parti con dei carri che fanno a mo' di barricata, cominciano a scagliare le frecce e uccidono i banditi. Alla fine ci saranno 70 morti tra i banditi di Saruman e 20 tra gli Hobbit. Ecco, dei numeri che non sono minimamente paragonabili alle grandi battaglie a cui abbiamo assistito nel corso del romanzo. L'assedio del fosso di Helm, la battaglia dei campi del Pelennor, oppure la battaglia alle porte di Mordor. Ecco, non è un assedio, non è una guerra campale in campo aperto, si tratta semplicemente di un'imboscata, di una scaramuccia. Ed è interessante notare come gli Hobbit, quando devono affrontare un nemico superiore in forza e anche in dimensioni, perché gli uomini sono molto più alti di loro, ripiegano verso un tipo di guerra che hanno visto applicare da un altro personaggio in qualche modo borderline, da Faramir. Infatti anche Faramir è il guerriero che ha successo quando non combatte in campo aperto. È un guerriero che combatte con l'imboscata, con le frecce, con la guerriglia nella foresta. E infatti Faramir riesce ad avere ragione dell'olifante, nonostante il nemico fosse molto superiore in forza e in numero. La stessa cosa fanno gli Hobbit. Davanti a un nemico superiore applicano la stessa logica della guerriglia e dell'imboscata. È un'esperienza che si portano a casa gli Hobbit molto distante da quella della guerra condotta da Aragorn, da Eomer, da Theoden, da Boromir. Ecco, il modello che portano a casa è quello di Faramir. E poi arriva il momento del confronto finale, quello con Saruman e con Vermilinguo. E anche in questo caso Frodo, con la sua posizione non violenta, ormai distaccata dalla violenza, invita gli Hobbit a non lasciarsi andare a rappresaglie, anzi utilizza proprio il metro della pietà e risparmia tutti, risparmia anche Saruman. È inutile ripagare vendetta con vendetta, dice quando allontana Saruman. E invece Saruman non accetta questa cosa, Saruman ormai è avvelenato, è preda dell'odio
e finirà vittima del suo stesso odio che gli si ritorce contro. Ecco, quello che è importante notare in questo lunghissimo capitolo, molto denso dal punto di vista dei contenuti, è che attraverso il racconto della rivolta degli Hobbit, Tolkien ragiona in maniera problematica sulla guerra, sulla liceità del fare la guerra, e lo fa alla luce anche della sua fede cristiana cattolica, di fronte al comandamento non uccidere e delle sue diverse applicazioni a seconda del contesto e delle contingenze storiche. Perché certo, il comandamento è non uccidere, però in determinate situazioni è impossibile non farlo, come ricordano a Frodo Merry e il signor Cotton. In certe situazioni è necessario prendere le armi per difendere la collettività. Ed è anche un momento in cui la ribellione personale diventa una ribellione collettiva. Quei momenti in cui il libero arbitrio ha fatto sì che determinati personaggi, abbiamo visto Eowyn, Merry, Pipino, Beregond, non accettassero le imposizioni di ordini ingiusti, ribellandosi e alla fine vincendo grazie a queste ribellioni, la stessa idea ora si fa collettiva, cioè gli Hobbit non accettano una decisione ingiusta, un governo ingiusto che viene loro dall'alto, anche se è il risultato della loro dabbenaggine. Ecco, Tolkien in questo ha una posizione molto diversa, per esempio, da quella di un Manzoni. Wuming 4, che nell'ultimo saggio Il fabbro di Oxford ha affrontato questo problema spinoso e ha fatto una bellissima comparazione tra Tolkien e Manzoni, cioè Gandalf non è Fra Cristoforo e Tolkien non è Manzoni. Se Fra Cristoforo, altra figura di mentore, invita gli altri ad accettare, a aspettare supinamente anche l'intervento della provvidenza che arriva, perché nell'idea di Manzoni la provvidenza arriva con un evento insperato come la peste e risolve le cose dall'alto. Ecco, invece nel caso di Tolkien le cose stanno in maniera un po' diversa. Gandalf non dice di accettare supinamente le cose che vengono imposte. Certo, anche Gandalf ha fiducia nella provvidenza, però invita le persone a decidere e ad agire. E in questo caso gli Hobbit decidono di agire, di prendere le armi in mano. E in questo possiamo vedere una riflessione da parte di Tolkien che tiene conto anche di quello che era il suo vissuto personale. Lo stesso Tolkien si è trovato a dover declinare questo comandamento del non uccidere all'interno della sua esperienza diretta della guerra, quando anche lì un cristiano, un cattolico, si è trovato nella necessità di dover intervenire, di prendere delle decisioni e avere a che fare col problema concreto del dare la morte a qualcuno. E alla fine speriamo che non passi il concetto che Tolkien è un guerrafondaio che invita la gente a andare a immolarsi sulle palizzate contro i nemici della fede, perché la sua riflessione è molto più articolata e profonda di questo. Detto questo, manca un solo capitolo. Quello dei porti grigi, quando Frodo e gli altri portatori dell'anello lasceranno la Terra di Mezzo, e di questo parleremo nel prossimo video.